metti in cucina, Marse, andiamo là, perché tra un po' la Marse ci farà. Allora, a me ha fatto molto ridere, perché ho detto, cosa cucina oggi la Marsetti? Lo dico? Sì. Spaghetti Marsetti! Spaghetti Marsetti fa molto ridere, dai. Fa molto ridere. Va bene, allora, dopo la reclame, devi aspettare la reclame. Aspetta, dai, il mio momento. Spaghetti Marsetti. Marsetti! Io adoro la Marsetti, mi piace da morire per come affronta le cose della vita. Pota per forza. Pota per forza. E faga. Però da poco, lo sapete, è tornata single. Quindi... Guarda, no. Già mi scrivono, quindi se tu magari per due volte non lo dici, ti scrivono che cosa? Che si propongono, no? Sì. E allora, basta, tu fai una selezione, no? Sì, cos'è? Certo. Con calma. Con calma. Scrivimi. Allora, oggi facciamo gli spaghetti Marsetti, che fa pure rima. Sì. Cioè, è uno dei tuoi piatti esotici. Raccontami perché, dai, io lo so, ma insomma, raccontalo al pubblico. Allora, beh, perché da quando ho iniziato a lavorare al ristorante giapponese, comunque poi mi sono presa bene, ho cercato di ricercare altri ingredienti su quel filone lì. Mi piace molto, sono facili da fare, mediamente costano poco, si fanno in 10 minuti, meglio che di così. Che è un po' l'idea di questo spazio, no? Cioè, sì. Uno arriva a casa, ha un'idea e la fa. Se uno ha la spesa giusta a casa, poi se non ha le zucchine metterà qualcos'altro, però è facile. Cosa servono però? Degli spaghetti allora, di riso? Abbiamo questi spaghetti di riso che mettiamo in acqua. Ecco, si cuociono gli spaghetti? Perché tanti non lo sanno. Ci sono due versioni, difatti ne parlavamo prima con Lori, praticamente ce ne sono alcuni che vanno fatti bollire. Quindi così come la classica tu. Pasta, quei 6-7 minuti e così. Altri invece basta rovesciarci sopra l'acqua bollente e si reidratano da soli, dipende un po' dallo spessore. Tu quale hai usato? Quelli che si bollono? Questi che si fanno bollire, sì. Perché comunque, trovi, preferisci? Sì, si gonfiano un po' di più e mi danno un pochino più soddisfazione. Ok, ci vuole una wok, comunque una pentola un po' con i bordi alti. Esattamente, no, esattamente. Che poi tra l'altro una pentola che bisognerebbe sempre avere una padella, scusami, si chiama padelli. Non, sì, va bene, un tegame. Un tegame, perché serve un po' per tanti usi ormai. Ormai è comoda, guarda. Esatto. Allora, e poi, aspetta che svuoto questi. Svuotiamo questi. E così ci metto le verdure. Allora, cosa facciamo? Faremo marinare, poi abbiamo il petto di pollo come gli ingredienti, il cipollotto, la cipolla, le zucchine, le carote, un po' di salsa di soia, il peperoncino, del lime per andare a aromatizzare, ma il limone va bene lo stesso, e il sesamo. Tutte cose che in casa dovremmo ma avere. Ma sì, dai, o comunque, quello che dico sempre io è, quando uno dice, ma non c'ho voglia di cucinare, di quadra, non so mai cosa fare, voi al sabato pomeriggio, una sera che non ci avete niente da fare, vi scrivete il menù per la settimana. Ascoltami. Io lo faccio sempre. Così poi uno, tenendo conto, una sera libera che si esce e una sera che si mangiano gli avanzi. Perché non bisogna buttare via niente. Ma è vero, quindi, guarda che è un buon consiglio quello che dà la Marsetti. Sì, dopo, una volta che abbiamo fatto questa cosa, andiamo a fare la spesa, compriamo tutto. Non già mangiati? No, già mangiati, perché quando si fa la spesa con la fame compri tutte le schifezze. Un disastro. E già mangiati, questo è un altro segreto. E poi, una volta che abbiamo fatto la nostra fantastica spesa, uno mentalmente sa cosa cucinare, capito? Esatto, poi ci si può anche portare avanti, perché avendo già tutti gli ingredienti, uno esatto. Si porta avanti. Anche magari a preparare delle preparazioni che poi frizzere, esatto. Tiri fuori e metti nel forno. Capito? Esattamente. Soia, un po' di salsa, vedete, di soia, la marinatura. Non tutta, non perché tutta poi ne metteremo un po' anche negli... Il cipollotto. Ok. Che mettiamo già nella wok in questo sì, caso. Sì, no, lo mettiamo qui a marinare. Qui. Ah, marina insieme al... La parte verde, questa qui più alta, la mettiamo nel pollo, che è un pochino più amabile, anche se cuoce di meno, non fa niente. Questa qui, che è un pochino più coriacea, invece la andiamo a mettere nel nostro, come si dice, nel nostro wok. Mentre questo fa una marinatura veloce... Senti, la marinatura ideale quanto sarebbe? Allora, almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Io direi. Quindi magari uno può anche comunque fare la marinatura la sera prima, lasciarla nel frigo
e poi viene a casa, butta la pasta e condisce. Esattamente. Tanto non c'è mai nessuna marinatura che interviene sulla consistenza della carne, interviene sul sapore. Quindi poi è chiaro che più la tieni, più dà sapore. Più buona. Esatto, chiaramente se facciamo una marinatura a base di salsa di soia, ricordatevi che il pollo, essendo una carne molto chiara, ma anche il manzo, si scurisce. Quindi non preoccupatevi, insomma. Se vi piace, ci potete mettere anche un po' di zenzero fresco, cipollotto e cipolla. Poi vado a mettere anche una carota, un po' di zucchine, ci sta molto bene il peperone, il cavolo cappuccio. Poi a seconda della stagionalità cambiate ingredienti. Questo è importantissimo, perché comunque anche sapete, nel fare la spesa è importante. Sì, e poi sapete che la cucina asiatica va tanto sul rispetto di quello che sono molto più di noi, il rispetto delle tradizioni e il rispetto della stagionalità. Quindi non abbiate paura. Ecco, magari, ragazzi, non i pomodori. Ecco. No, è vero. Pomodoro. E poi teniamo conto le zucchine, perché ci sono adesso. Ma sì, tra un po' arrivano. Però cercate sempre di fare, primo perché fa bene al portafoglio, ma fa bene anche alla salute. Eh sì. E quindi è fondamentale. Carote, che tanto ci sono sempre. E d'altronde, se le verdure arrivano in quella determinata stagione, ci sarà un perché, no? Certo. Ok, prendiamo la nostra zucchina. Naturalmente non l'abbiamo tutte lavate, è inutile. Ovvio. Che è superfluo. No, va bene, non lo ripeta, dico, ma lo do per scontato. Perché sennò dovremmo stare qua anche a lavare le cose e naturalmente... Beh, potremmo farlo fare ad Alfio. Sì, esatto. Sicuro? Cioè, tu dici sì. Soltanto che quello che è lui lava mangia. Proprio. Ah, no, allora no. Tu usi soprattutto la buccia, quindi. Sì, questa era una cosa che ho imparato quando lavoravo al ristorante giapponese. Torso, lo chiamiamolo così, della zucchina. Torso è questo, sì, no? Per lo utilizziamo per fare i brodi, per fare magari qualche altro tipo di preparazione, il riso alla cantonese. Mentre la parte più colorata, siccome loro giocano molto sul fatto estetico, lo andiamo a mettere nelle cotture. Sì, se tu noti, anche quando mangi la tempura, le zucchine, c'è solo la parte esterna. È vero. Della melanzana c'è solo la parte esterna. L'hai venuto anche l'accento alla Marsetti, proprio un po'. Del giapponese. Le cotture. No, ma lei guarda che ha lavorato una giapponese, ragazzi, bravissimo. Io sono una bergamasca Franciacortina d'adozione. Così mi dovete tenere. La porta al cinema d'estate. Potama maestro, maestro mi vuole bene. Maestro ti vuole bene. Allora, mentre questo viaggia... Questa devi tenerla ancora, mi raccomando, perché... Mettiamo un pochino di lime e un pochino ce lo teniamo per dopo. Un pochino di sesamo. Ecco, il sesamo ci va col pollo, eh? Il sesamo ci va con tutto. E poi dà quella parte un po' croccante, no? Un po'... peperoncino perché ci sta. Peperoncino perché comunque ci sta. Ma i giapponesi lo usano il peperoncino? Sì, il tabasco più che altro. Io, il mio chef usava tabasco e wasabi, tanto wasabi. Allora. E intanto vedete la nostra pasta, che è quella che cuoce 7-8 minuti. Adesso la scoliamo. Spaghetti di riso hanno meno calorie, Evelina? Ma no, più o meno hanno le stesse calorie del riso, quindi siamo sempre sulle 320 calorie per etto. Intanto ma lo scoliamo. Il vantaggio è che hanno molto volume, quindi ne puoi usare pochi. E in questa ricetta, che può essere adatta anche ai celiaci, se usiamo la salsa di soia senza glutine, dà molta resa, perché abbiamo le verdure e quindi l'appagamento. Quindi ti dà l'idea di mangiarne tanta, ti riempi anche con un 50 po'. Grammi hai veramente un buon piatto anche per la vista. Esatto, perché la vista è importantissima. Eh sì. E adesso ci mettiamo allora, metto sopra gli spaghetti, finiscono nella wok. Ok. Ci metti su ancora un po' di salsa di soia? Assolutamente, immagino. Sì, mettiamo ancora un po' di... Guarda, tengo qui sia questo che questo qua. Mettiamo un po' di salsa di soia e così. Questo non ti serve più perché è finito. E adesso ci mandi ancora un po' di zenzero, un po' di buccia di lime e li facciamo cuocere. Vedi, devono andare un bel po', chiaramente. Sì, devono andare un attimino perché chiaramente il pollo sia cotto, perché ovvio. Poi alla fine... Naturalmente, sì. Invece gli spaghetti, quando hanno avuto i suoi 7-8 minuti, sono pronti. Guarda, adesso li lasciamo. Questa andare. È una bella idea, perché questi sono piatti che poi piacciono molto ai ragazzi. È vero, i ragazzi che tornano a casa anche dall'università, eccetera, e sono piatti. È insomma, subito che fatto. E poi subito anche fatto. Leggero, quindi poi se leggero. Dobbiamo iniziare un'attività anche intellettuale, va benissimo. Il peperoncino, esatto, che porta fortuna. Il peperoncino che porta fortuna, quindi è perfetto.
E quindi non ci resta poi che... Poi c'è da divertirsi, se uno vuole andare a scoprire nuove salse, nuove cose, salsine, avere una piccola dispensa di condimenti, anche non quelli più canonici, poi ti aiuta anche con la fantasia, certo, per farti sempre una cosa. Poi magari puoi mettere anche un po' di agrodolce. Ecco, sono un po' lunghe. Perché no? No? Un po' di agrodolce. Assolutamente sì. Adesso noi abbiamo scelto la soia, diciamo classica, però potrebbe esserci... Se uno vuole mettere l'agrodolce non fa altro che sciogliere un pochino di zucchero, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaio d'aceto dentro un po' di salsa di soia e si crea un agrodolce molto veloce. Senza andare a comprare magari senza andare dolce a prenderlo. Guarda che meraviglia di piatto, spaghetti marsetti! Spaghetti marsetti, adesso te li chiederanno tutti, eh? Spaghetti marsetti di Francesca Marsetti. Brava! Brava!